Amici di Marci Games, bentornati su Fortnite. Oggi Nico ci ha proposto di fare una mappa molto carina. Nico, spiega tutto te, così almeno... No, è tuo compito. Ok, allora beh, spiego io. È un cosa preferiresti o cosa sceglieresti su Fortnite. Io, per dire o Nico o Marco o Loco, faremo un round nel quale avremo tre possibilità. Dovremo scegliere una di queste tre possibilità e gli altri ragazzi dovranno scegliere e provare a indovinare quale quella persona lì ha scelto. È un po' difficile a spiegare, secondo me è più facile a giocare che a spiegare. Vediamo chi è il primo. Sai, cioè, vediamo chi è il primo. Welcome to Flash Your Friend. Ok, sì, tu? Sì. Sì, Flash, sì. Flash and Friend. Ah sì, perché se sbagliate venite scaricati nel butter, nel cesso. Ah, direttamente, bello sto minigioco comunque. Oh, round 1, vediamo un pochettino che cosa viene fuori. Allora, chi è che deve scegliere? Loco. Ma tra tutti. Quello che non sa l'inglese, dai. Io ho 9 in inglese. Immagina come siamo messi. Allora, cosa viene fuori? Able lamp, quindi una lampada da tavolo. La domanda è sopra. The best household object for self defense, quindi la miglior, il miglior oggetto di casa per la difesa personale. Sì. Un... Raga, mi fa ridere, ve lo giuro. Vabbè, una lampada da tavolo. Cos'è box of safety pins? Cos'è la scatola per le... per le pastiglie, cos'è pins? Non ne ho idea. Dovrebbero essere le puntine, credo. Le puntine, le puntine. Oppure un mop. È il mocio. È il mocio, esatto. Esatto. Io penso che... Avete visto Loco, Loco talmente scemo che sceglie un mocio. Non devi dirlo! Vediamo cosa ha scelto. Dai, è troppo scemo, Loco. Loco ha proprio... fatto una scelta diversa. No, no, non ci credo. No, non è quello. Ora l'elimina, 1-1. Ah, ok. È impossibile. Ah, ragazzi, raga, è impossibile che Loco abbia non abbia scelto il mocio. Per me ha scelto questo, box of safety pins. Attenzione. No, no, viene scaricato. Ha scelto il mocio. Ma vero? Ma è proprio da, il mocio è proprio da Loco. Ma il mocio lo prendete, lo tirate in testa chiunque, muoiono. Io me lo metto in testa per far paura. Anche. 5 points per Nico e Marci. Woo! Complimenti, raga, GG. Bravi. Ok, secondo round 2 di 4, sono curioso. Chi sceglierà? Vedremo. Ti prego Marci. Beh, è il mio turno. Ti prego, no, Marci, certo. Nico. Eccomi, ok. Nico è quello dei particolari. Nico, in che senso, scusa? Sto per dire, è il King of the League. Nico è quello particolare. Ah, okay. Flash your friends. Allora, vediamo un po'. La prima cosa che spacchetteresti dopo un trasferimento. Casa. Le foto di famiglia, no. Videogiochi. Guarda, io lo so benissimo, è questa, secondo me. Io ho scelto. Anch'io. Cosa avete scelto? Non posso dirlo. Diciamo, cioè, scusa. Siete tutti nella stessa? No. Oh, ho visto dove è entrato Marci. Okay. Spero sia giusto. Non dico niente. Non mi sembri uno che... Cioè, secondo me tiri fuori il computer e giochi. Cosa no. Te ne frega? Magari le foto di famiglia. No, non le foto di famiglia proprio note. No, non è quella. Attenzione. I miei vestiti mi vesto abbastanza bene, quindi magari potrebbe essere quello... No, ma da Marci è una leggenda! Eppure pensavo fossero i vestiti. Io lo sapevo che era il videogioco. È la seconda cosa, quelle vestiti, dai. Dei videogiochi appena entro in casa, no? Ma senso. Certo, c'è il computer, se lo mette subito. Il computer, così posso sia lavorare che giocare, il doppio. Ho pensato la stessa cosa che hai appena detto, incredibile. Ma se tu ti trasferisci! È che non gioco più. Ma prima i vestiti? No, già dopo. Vediamo. Loco. Ma poi Loco, tu non ti lavi i vestiti, quanti ne porti? Un paio? Ma il pesce! Marci, il pesce, raga, il pesce! Dai, vediamo invece la domanda per Marci, dai, sono curioso. Vediamo se Marco mi conosce da 22 anni veramente. Flash your friend. Allora, the best o il miglior peggior superpotere? Sì. Cosa vuol dire? Che tra i superpoteri stupidi qual è la cosa che tu sceglieresti? Che sono supereroi ma fanno schifo, tipo controllare il tempo per un parlare secondo, con le piante. Volare per un miglio. No, un miglio all'ora. Oh. Ho già scelto. Ma fa schifo tutti. Cosa devo scegliere? Sì, quello più schifo secondo me. No, dovrebbero farlo. Io ho fatto. Io non ho fatto. Visto dove siete entrati. Se Marco mi conosce lo sa. Ma sì, dai, questo qua dovrebbe essere easy, raga. Non lo so, sono indeciso tra uno sicuro o no. Chi è che ha scelto controllo il tempo? Nessuno. Ora. Giusto. Dai, questo è easy, raga. Ti prego. No, dai. Ma perché una delle persone devi parlare alle piante? Ma raga, ma mi pare che voglio parlare con le piante. È Loco l'ha scelto, ti pare? Ma mi credete così scemo? È Loco. Ma il volo è comunque molto lento, non so se hai visto. Ragazzi, comunque faccio 1 km all'ora volando, ma che figo è. Cioè, bellissimo, vecchio.
Ho capito, ma aspetta che non so la Nico, non hai capito niente. Vez, Vez, si fa niente, dai. Vez nel chilling. Nel chill, vecchio. Tranquillo, Vez, tranquillo. Loco, non devi trollarmela questa, devi pareggiarla te. Penso io, allora ci penso. Vediamo che cosa fa il nostro amico The Market. Sono curioso. Non l'ho indovinata, loco, ma ti rendi conto? No, ce n'era due, che ne avevo tante possibilità. Ciao The Mark, il cane. Ehi, buonasera. Fort The Balenciaga. Ciao. Allora, secondo me avrà qualcosa di particolare, signor The Mark. Ok, let me allora, vediamo un po'. Objectively, the best superpower. Secondo il miglior superpotere. Allora, volare, trasformarsi o l'invisibilità. Io andrei qui. Non lo so. Dici, Marci? Io dico quello. Il secondo Nico. No, ho fatto. Anche ho se... scelto. Non lo so. Io vi ricordo che Mark è un grande fan di Harry Potter. Chi ha scelto il volo? Io ne due persone. Ma è figo il volo. Mi spiace, raga. Mi spiace. Io ne ho deciso tra le due, Mi spiace. Essere invisibile. Ma ragazzi, lo da 27 anni. Ma dai, ho capito, ma hai indovinato anche te, Nico, Non è che sono scemo. Cioè. L'invisibilità. Raga, se foste un po' più furbi, Mark è un fan di Harry Potter. La cosa che una delle cose che gli piace di più è il mantello dell'invisibilità. Quindi, per favore, cioè, insomma, sono anche lo scopo di Harry Potter. Allora, per essere volare. Invisibile nel mondo, quanto è figo, raga. Madonna, ragazzi, dai, devastante. Siamo avanti, raga, giusto? No, ora vinci tu. Ho vinto? E chill. Chill, raga, chillissimo. Loco, ovviamente. Ho vinto uno stereo e una chitarra elettronica. Sembra una Fender nera, però. Va bene. Non ti offender, loco. Non mi offender, non mi offender. Flasher Friends, primo round vinto da Marci, dai. No, loco, di nuovo primo. Loco? Sbrenna! Poi ti penso io, tranquilli. Tanto adesso farà apposta a fare una cosa che non sceglierebbe, giusto per farci perdere punti. No, io sono sincero, non è che scelgo quello che sceglierei davvero. Allora, il meglio, il peggior posto dove svegliarsi. Ne abbiamo tanti, Sai, ce l'ho, secondo me è questo. In una zona dell'oceano, nel mezzo del deserto. Secondo me per loco la cosa peggiore è quella. No, ma secondo me... sei andato? Per me è una di queste due, Nico. O questo allora, o questo. Allora, secondo me la peggiore è questa. Che secondo me... Vediamo, raga. Quella lì è quella che... Oddio, sei volato via. Questa è la peggiore, secondo me. Beh, Tide... Vediamo. Nella foresta, legato secondo me ci sta. Legato a un albero, secondo me ci sta. Vediamo cosa ho scelto. Ok. Era la più figa. Io avrei scelto questa. Forse anch'io. No, io forse avrei scelto Raft in the Ocean. Andiamo alla prossima. Questo è il peggiore. Mamma mia, ragazzi, ma da Marci veramente un fenomeno. Un fenomeno, ragazzi. Ma raga, ma vuoi mettere la peggiore per forza il deserto? Ma no, l'oceano, ma no, nell'oceano puoi procacciarti cibo, l'acqua, queste robe. Nel deserto c'è solo. E appunto, è il posto peggiore. I pitoni, i serpenti. E appunto, è il posto peggiore. E gli scorpioni? Tutto nel si deserto. Si mangia tutto si mangia. Io comunque mi ricordo che, come si chiama quello che faceva Bear Grylls? Bear Grylls, raga, nel deserto si beveva il piscio, quindi secondo me ci può stare. Beh, anche... Secondo me tocca a me. No, tocca ancora di nuovo a Nico. Cuzzo, sciotto Nico. Allora, vediamo un pochettino. Nico, vediamo se lo conosciamo abbastanza bene. Una volta non perderò. La miglior persona... Aspetta, con cui rimanere... Se ce l'ho, lascia. Questa è easy. Sicuramente non loco. Il paramedico. Raga, il paramedico anche no, raga, dai. Il clown no. Sapete che non so cosa rispondere. Io ho fatto quella che secondo me si addice di più a te. Cioè, secondo me tu sei più quello che ho fatto io. No, io la so perché io so qual è quella giusta e anche perché. Ma raga, il paramedico no, no, ma questa cosa non si deve sapere, quindi no. Non avrà fatto sicuramente quello. Ma che stai dicendo? È per forza quella. È per forza. Come no? Chi era? Ha votato il clown? Via. Nessuno ha votato il clown. E io ero indeciso tra quello. Raga, sono un fenomeno. Sono un fenomeno. Scusa, perché non il paramedico? Ma raga, non sarà vita. Ma cosa deve fare il paramedico? Raga, metti in caso che ti viene un attacco di panico, c'è un paramedico lì. Ma che cosa deve fare il paramedico? Ma c'è, vabbè, lascia perdere, guarda. Ma non ha senso sta scelta. Pagliacci. Secondo me sì, perché secondo me alla fine con il filosofo, raga, nel chilling te la chilli, ti racconta la sua vita, ti dice il perché comunque ha senso rimanere in una nelle. Paramedico non ci avevo neanche pensato. Ma se stai male Nico, ma in un ascensore perché devo star male? Infatti, di claustrofobia. Allora, ragazzi, manda marci. Vediamo un po' cosa esce. Sono proprio curioso. Allora, quando faccio una doccia, sono solito. Ok. Farla il più caldo possibile, possibile, o vincere. Parlare con me stesso, banalmente, secondo me vuol dire.
Io ho fatto. Amico, scegliere. Questa è proprio mia. Cioè, sono proprio io questo qua. Boh. Amico. Non ho visto dove è andato Marco. Vorrei dire questa. Ve ne dico subito una. Non è la prima. Okay. Ma dai, siamo pagliacci. Ah, Marco. Ma io non parlo mai nella doccia, raga. Ascolto solo la musica, raga. Che parla nella doccia. Ma raga, ma vi pare? Cioè, sono io che parlo nella doccia. Ma immaginare vuol dire che pensi in doccia. Non è che parli da solo con la doccia, raga, ma dai. Ma Marci non è la persona a fare una roba del genere. Dai. Io sì, raga, io mi faccio la doccia bollente. Io lo so, mi ricordo. Più è calda, meglio è, raga. Cioè. Però mi piace anche. Stacchi appannato a New York. Però mi piace anche farla ghiacciata, raga. Cioè, sono l'opposto. Mi piace farla anche ghiacciata. Ora c'è De Mark, ragazzi. L'ultimo. Io questa ve la troll. Allora, no, falla sera, dai, perché. Non ha senso trollarla. Allora, qui possiamo o pareggiare io e Loco. O vincere io e Nico. Ah, perché hai scordato che io azzecco? No, nel senso che possiamo vincere o... The dog. Vediamo. Allora, vediamo un po' quali sono le opzioni. Le opzioni sono: If I forgot my best friends. Ok, se si dimentica il compleanno del suo migliore amico, cosa fa? Gli compra un regalo costoso. Si scusa subito. Moltissimo. Prepara una sorpresa all'ultimo minuto. Ho scelto. No, Marco non è uno che non è uno che fa un sacco di scuse. No, non è uno che fa scuse, Marco. Quindi se la scelta è un falso. A due secondi. No, non ho scelto niente. Io avrei scelto quella destra, ve lo dico subito. Throw a last minute surprise party. Vediamo. Lo dico prima di essere entrato perché non sapevo che ci fosse il tempo. Io ero indeciso, forse sto andando ancora al centro. Io destra. Mamma mia, ragazzi. No, ma dai. Ma ti pare che Marco è uno che chiede scusa? Ma lo vedi? Scusa. No, fa di tutto pur di risolvere la situazione. No. 15 punti per Marco. Nico, sincero, avresti fatto centro-destra? Ero indeciso, però sto andando al centro alla fine. Ok, beh, lui è onesto, raga, è onesto. È una persona onesta, raga. Di nuovo, raga, full 15 punti. Incredibile. Pareggio, è un pareggio. Vabbè, è una stampante. Una stampante scanner da ufficio. Non male, man. Ultimo round, ragazzi. Vediamo se Loco si riprenderà e anche Marco si riprenderà. Inizia Nicuzzo! Don't talk to me! Non mi parlate! Allora, vediamo un po', Nico, cosa che fa. Allora, vediamo la frase. La miglior persona con cui... Bello! Ah, no, la stessa. Sì. Vabbè, dobbiamo rifare la stessa e ci facciamo tutto il punto gratis. Ma c'è un terzo, c'è una terza opzione. Ah, non l'avevo visto. Io sono andato direttamente... Era quella centrale, invece. Dipende chi è. È molto anonimo questo metti cantante. In caso che è Kanye West. È Kanye West, facciamo. Anche il filosofo è molto... Beh, molto anche in quel caso può essere Kanye West, ricordo. Dai, no, ho perso un punto. Ma come, perché? Ma dai! Ma perché mi ha detto che Kanye... Vabbè, no, non scherzo. Ovviamente per ride. No. Ma ci sta che non ti piace... Ci sta che non ti piace Kanye West. Cioè, non è che deve piacere a tutti. Non tutti hanno dei buoni gusti. Ragazzi, a me non piace... Personalmente, a me non piacciono altri cantanti, tipo... Com'è che si chiama quella che ascolta? Nico Rosalia? Cioè, raga... Ma se a New York si è vista per Rosalia nelle cuffie, va! No, una canzone! Solo quella, il loop! Comunque, Nico, lui che ha preso al mondo che sceglierebbe un filosofo. Anch'io sceglierei il filosofo. No, cagata, è il filosofo. Ma zio, ma ti immagini uno che ti viene a dire, ti fa... Ma guarda, allora, noi siamo rimasti chiusi... Sono contemporaneo, Nico, per favore. Contemporaneo si intende del secolo precedente, però vabbè. Sì, no, se vuoi dirmelo. Che brutto, Marco. Come vedi, è una frase già fatta, raga, non so perché. Ok, è carina questa, raga. Però era di un'altra persona. È un'altra persona. No! Non lo so. Vabbè. No! Make your choice. Dai, Loco ci copia. Alla faccetta anch'io. Ma vai a cagare, vai. Aspettate che lo facessimo io e Nico per farlo. Già la fila. Anche se Marco la fa caldissima come me la doccia, ragazzi, No, non è vero. Insomma, fra. Io ho fan della doccia fredda. Ma, insomma. Ma queste qui ha tipo 6 frasi totale tutto sto gioco, no? GG, ragazzi. GG, ragazzi. GG, troppo forti. C'ero anche io. I primi 5 punti di Loco? No, c'avevo anche prima 5 punti. Ah, hai capito te. Che cavolo. Spero di essere io adesso. Eccomi! Vediamo cosa ho come frase. Spero una che avete fatto voi, magari potrebbe essere interessante. Allora, vediamo la frase qual è. La miglior... la miglior uscita. Il miglior assunto della mia vita finora potrebbe essere... Ups, GG Ads. Questa non è neanche la mia forma finale. Secondo me è questo.
Io vado per questo. Ah, ok, ma ci sta. Vabbè, raga, questo è palese che sono io, raga. Io rendo tutta la vita facile, quindi. Dai, hai messo davvero GG Ads? Ma zio, io dico sempre raga, easy. Voi non l'avete visto su Rocket League. Io marci su Rocket League, abbiamo fatto la storia. È vero, Loco mi ha... si è ricordato di questa cosa. GG Ads è una cosa davvero... è proprio tossica. Però, aspetta. Io però lo vedo nell'altro senso, perché queste erano tre opzioni. Io non dico ups nella mia vita e non dico neanche su nella mia forma finale. Però non tipo sono ancora. Prendo tipo, tutto. Crescerò. Prendo tutto in semplicità. Tipo se succede qualcosa dico easy. L'ho visto così, ve l'ho anche detto. Mi piace. Non è che vado a perculare le persone dicendo GG Ads. Tipo su Rocket League dicevo sempre GGVP. No, what a save. Vediamo Loco. No, sbroglio. E voglio una cosa piccante. Voglio fare anche qua un 15, raga. Allora, Loco, ultima cosa, ragazzi. Sono proprio curioso di sapere cosa uscirà. Ok, vorrebbe... Mi divertirei più a spendere il mio weekend in palestra, allenandomi per gli sports, creando qualcosa. Non c'è tipo il garage? Nel garage crei le cose, mi sa. Ma dai, raga, ma vi pare che Loco fa DIY? Ma quando non è forte in nessun gioco. Ma cosa dici? Sono fortissimo! Io direi che si allena per Rocket League. Ah, Marco ultimo! Ok. Ce l'ho fatta. Sì. Naggia! Vediamo cosa ha scelto. Vabbè, in palestra no. Mi avrebbe fatto un po' abbastanza ridere. Tutte le pizze che mangiano le avrebbe smaltite con una giornata di palestra. Quante ne hai mangiate questa settimana? 6? No! Craftings? No. Ma dai, Loco, l'hai trollato apposta. Assolutamente no. Ma vai a cagare, Loco. Assolutamente sei no. Un fake, sei. Dai, raga, ma quando mai io mi sarei andato per gli sports? Raccontami. Ma è per Rocket League? Dai, ma veramente, Loco, sei veramente un clown. Raga, ha fatto apposta perché ha scoperto. Abbiamo parlato di Rocket League e ha fatto l'altra, sicuro. L'avevo già fatta. Loco, raccoglilo. No, ma io voglio sapere cosa ha creato l'ultima volta. Oh, ma mi piace fare i Lego, le cose dell'IKEA così. No, veramente. Ma io comunque nella vita vado a comprare mobili per montare. Ma un'asciugatrice da mettere in garage, voi. Nell'immobile non commerciale. Bravo, Marci. Ricordiamo che è un immobile non commerciale, ma domestico. In casa mia! È un problema abitare in casa mia! No, certo, ma stai lavorando in un immobile non riconosciuto dallo Stato come vinto. Commerciale. Mia. Ciao a tutti. Ha vinto, Marci! 35 punti! Marco, vai cagare! Marco non conosce nessuno, raga, incredibile. Ah, ciao. Voglio ammantare delle visibilità. Ciao.